Un progetto futuro che si rivolge a chi e soprattutto in che punti è importante? Si rivolge a tutta la cittadinanza, è importante perché è una squadra di tanti giovani e che guarda al futuro. Guarda al futuro con i giovani, si vede dalle tante espressioni, tanti giovani per partire da un passato che è piuttosto turbolento a Rocca Basciarana. È vero, abbiamo avuto nel passato parecchie amministrazioni che sono cadute prematuramente perché pensavano più a cose personali, invece noi abbiamo abbandonato tutti questi personalismi del passato e puntiamo solo sul futuro e vogliamo creare una nuova classe dirigente con questi giovani per far risorgere Rocca Basciarana. La prima cosa che farà una volta eletto sindaco? È il risanamento del bilancio, poi l'attenzione ai cittadini più bisognosi. Un'ultima domanda che riguarda quello che sarà il futuro, la città caudina. Crede nella città caudina? Senz'altro, perché Rocca Basciarana è al centro della città caudina e sta ai bordi del Parco del Partenio, quindi ha una centralità importante.